Buonasera a tutti, sono Gianfranco Ferrigna, presidente della Unione Artigiani CLAI di Salerno e oggi dedicheremo qualche po' di tempo a rivedere il metodo Volter, un metodo di tecnica di massaggio che abbiamo già fatto a Salerno in un incontro più ristretto. Facciamo questa operazione in stream in modo che successivamente questa lezione andrà sul canale nostro YouTube e sarà possibile per tutti quanti voi continuare a rivedere o a riseguire le parti che sono state non troppo chiare al momento. Con noi c'è Giosi Gallo, la fisioterapista che ci ha seguito in questo percorso formativo. Non rubo altro tempo perché mi rendo conto che il vostro interesse è sulla tecnica di massaggio e quindi non su di me. Vi auguro una buona lezione, una buona giornata e arrivederci a presto. Buonasera a tutti. Allora, io sono qui per mostrarvi questa tecnica, la tecnica di drenaggio linfatico secondo la metodica di Volter, che ha come effetto quello appunto di stimolare il sistema linfatico e quindi una tecnica utilizzata con molto successo in tutte quelle situazioni nelle quali è necessario rimuovere liquidi in eccesso e quindi dare la possibilità ai tessuti di ossigenarsi in modo corretto. In campo estetico questa tecnica risulta molto utilizzata nel trattamento della cellulite che, come voi sapete, può diventare una vera e propria patologia e che nelle fasi, soprattutto quelle iniziali, è determinata da un rallentamento del microcircolo. Attraverso appunto l'effetto del drenaggio linfatico manuale noi avremo quindi una velocizzazione del movimento del sistema linfatico, quindi dei vasi linfatici e quindi favorire così l'eliminazione dei liquidi e quindi il drenaggio di tutta la zona trattata. In estetica però questa tecnica viene utilizzata anche dopo chirurgia estetica, quindi per eliminare tutti quegli edemi post-chirurgici e nei trattamenti, anche per trattamenti di acne, trattamenti per ridurre le rughe. E queste manovre vengono utilizzate precedentemente all'applicazione di tutti quei prodotti che in estetica si usano normalmente per riossigenare e quindi ritonificare la cute. Il drenaggio linfatico deve seguire pochi principi ma molto importanti che non devono essere trascurati affinché il risultato sia evidente. Il drenaggio linfatico consta di alcune manovre che devono essere eseguite sempre nella stessa sequenza, con un ritmo molto lento perché deve seguire il battito cardiaco. La pressione deve essere lenta, deve essere leggera, massimo 30 mm di mercurio, perché noi sappiamo che a differenza del sistema venoso, del sistema arterioso, che sono dei vasi più profondi, il sistema linfatico invece è caratterizzato proprio da vasi molto sottili che, se venissero compressi con molta forza, determinerebbero un ulteriore collassamento e quindi anche un peggioramento della stasi linfatica. Un altro principio è lo svuotamento dei gangli di riferimento. Cioè vogliamo dire che in ogni trattamento, per ogni parte del corpo, ci sono dei linfonodi di riferimento alle quali affluisce la linfa proveniente da determinati distretti del corpo, che devono essere continuamente stimolati e drenati per dare il modo al liquido in eccesso che ristagna in periferia di poter avere libero accesso per poi arrivare ai linfonodi principali che poi nello scambio linfovenoso passano nella circolazione generale e quindi drenati a livello renale. Quindi adesso vi farò vedere in modo esemplificativo un trattamento del viso e successivamente degli arti inferiori. Per ogni distretto che noi andremo a trattare, la prima cosa da fare è lo svuotamento
dei linfonodi sovraclavicolari, che sono i linfonodi di accesso di tutta la linfa proveniente da qualsiasi parte del corpo. Quindi, come prima manovra, con delle pressioni lente, ritmate, si svuotano i linfonodi sovraclavicolari. Queste pressioni vengono fatte lungo tutto il percorso sopraclavicolare con una direzione profonda. Questo percorso viene fatto per 5 volte . Ogni punto viene drenato per 5 volte. Questo è il terzo passaggio. Non si deve provocare dolore, anche perché uno degli effetti del linfodrenaggio è anche un rilassamento generale, quindi bisogna procurare una sensazione di rilassatezza. Questa fase del massaggio deve essere fatta senza alcun tipo di creme o oli, perché le mani non devono scivolare sulla pelle. Quindi, dopo aver eseguito questo percorso per 5 volte, ripetendo la pressione 5 volte per 5 volte per ogni punto, si passa al trattamento del collo per il drenaggio dei linfonodi laterocervicali con una spinta in direzione verso i linfonodi che abbiamo scaricato precedentemente. Sono dei movimenti semicircolari, per cui le dita, che sono messe a piatto, spingono il flusso verso il basso, mentre il movimento di ritorno è senza pressione, quindi si preme, si lascia, si preme e si lascia. Poi si passa agli ulteriori linfonodi laterocervicali, sempre con la spinta verso i sovraclavicolari, e di nuovo lo scarico dei linfonodi principali. Tutto questo sempre per 5 volte. Terzo passaggio, vedete i movimenti come sono lenti, ritmati e la pressione è leggerissima. Non dobbiamo creare il collasso dei vasi linfatici.
Durante queste manovre bisogna aiutarsi con la spinta di tutto il corpo. Non bisogna premere con i polpastrelli, altrimenti si produce una pressione esagerata. È tutto il braccio che spinge. Ok, allora, questo che avete visto è l'apertura che deve essere fatta per qualsiasi tipo, per qualsiasi distretto corporeo noi andremo a trattare. Adesso passiamo al trattamento specifico del viso. Allora, dopo aver fatto l'apertura, iniziamo con dei movimenti sempre semicircolari al di sotto della mandibola. La direzione di spinta va dal centro del mento verso la parte laterale, perché noi dobbiamo spingere i liquidi verso i linfonodi precedentemente scaricati, che sono i laterocervicali. Il numero di ripetizioni è sempre 5. Però è chiaro che i punti saranno diversi a seconda dell'ampiezza della mandibola che andiamo a trattare. Quindi partendo dal centro, spinta verso il basso. Vedete come tutto il braccio partecipa al movimento, non è un movimento né di dita né di, soprattutto non di polpastrelli. È un movimento che parte dalla spalla in modo ritmico e ondulatorio. Dopo aver trattato e aver fatto tutti i percorsi, andiamo a scaricare quei linfonodi laterocervicali, cioè quelli di riferimento alla zona che adesso abbiamo trattato, per 5 volte. Dopo si passa al trattamento della zona filtro, che sarebbe la zona del labbro che sta al di sotto del naso, sempre con movimenti semicircolari. E la direzione va sempre verso i linfonodi di riferimento, i laterocervicali. Cinque volte il percorso. Si passa poi al trattamento del naso, quindi sempre con i polpastrelli, però dei medi. Il movimento è sempre quello di spostare il liquido verso la zona laterale, quindi prima la punta per 5 volte, poi la parte delle ali del naso,
il nodo alla punta. Terzo percorso, allora si va più su la parte intermedia, sempre la spinta è sempre verso l'infonodi di riferimento e poi la radice del naso. Queste manovre sono molto utili negli interventi di rinoplastica per ridurre l'edema post-chirurgico, che è abbastanza frequente dopo questo tipo di intervento. Scarico del rinfondo di riferimento, si passa poi al trattamento delle sopracciglia con dei movimenti questa volta di spremitura. Sempre pressioni leggere, il verso della spinta è sempre verso la parte laterale, si passa al trattamento della fronte. Il trattamento della fronte viene fatto sempre con i polpastrelli, movimenti sempre semicircolari, verso della spinta sempre laterale. Queste manovre bisogna fare attenzione a non creare un movimento di ritorno. Ecco, se noi facessimo questo movimento porteremo la linfa nello stesso punto da dove è partita. Quindi appoggio, un semicerchio che spinge verso l'esterno, l'altro semicerchio e quasi distacco della pressione.
trainaggio, sempre svuotamento del fumo di riferimento. Adesso la manovra successiva è chiamata lungo viaggio, cioè praticamente noi applicheremo polpastrelli delle dita proprio al di sotto degli occhi e pratichiamo una pressione sempre semicircolare, questa volta con la spinta però verso il basso. Ci spostiamo leggermente più sotto, ancora più sotto. Solitamente questo lungo viaggio sono 3 stazioni, poi dipende chiaramente dalla grandezza del viso e della persona. Parte dal primo. E lo ripetiamo sempre per 5 volte. Quando ci troviamo di fronte a edemi, soprattutto post-chirurgici, oppure a zone dove particolarmente evidente è la ritenzione, il ristagno di liquidi, queste manovre possono essere ripetute anche più volte. E scarico dei linfonodi laterocervicali. Il trattamento si conclude poi con una spremitura del cuoio capelluto, una sorta di mobilizzazione della cute. Carico dei linfonodi e il trattamento si conclude con lo scarico dei sopraclavicolari, che sono, come dicevamo, i linfonodi principali di riferimento. E concluso il trattamento del viso. Come dicevo, questo è molto utile per il trattamento dell'acne e soprattutto per ossigenare i tessuti prima di applicazioni di cosmesi per trattamento di rughe o qualsiasi altro trattamento specifico per il viso, per la tonificazione e la riossigenazione della pelle. Allora, passiamo adesso invece al trattamento degli arti inferiori. Come dicevamo, l'apertura, quella che avete visto all'inizio, deve essere fatta prima di ogni altra cosa. Dopodiché si passa al trattamento dell'arto, che inizia con uno scarico, perché questa volta i linfonodi di riferimento sono chiaramente quelli inguinali, cioè questa zona arriverà
tutto il ristagno di liquido che noi trasporteremo durante tutta la seduta di trattamento. Quindi è necessario che queste zone siano completamente libere. Anche qui movimenti semicircolari con spinta profonda e verso l'alto. Sempre per 5 volte. Okay. Si passa al trattamento della coscia. Allora, in questo caso si usa una crema idratante, non olio, semplicemente perché noi ci potremmo trovare di fronte a una punta molto secca e quindi chiaramente per poter fare il massaggio noi abbiamo bisogno di quel giusto grado di scivolamento per dare la possibilità appunto anche alla pressione di non essere poi molto elevata. Quindi movimenti, come vedete, a spirale che sembrano di sfioramento ma non sono sfioramento, anche perché il linfodrenaggio non prevede questo tipo di manovra. Sono manovre che hanno sempre un verso, la spinta verso l'immune, e hanno una pressione leggerissima. La mano spinge verso l'immine, è arrivato alla radice della gamba, dà una spinta maggiore dal lato esterno e dal lato interno, sempre nella zona dei linfonodi inguinali, per convogliare i liquidi in eccesso. Questo movimento stimola contemporaneamente sia la spinta del liquido, sia la contrazione del vaso linfatico. Quindi noi avremo un effetto immediato, ma anche successivamente alla seduta il vaso linfatico avrà una velocità di contrazione maggiore. Facciamo stare la gamba e procediamo con movimenti alternati nella fascia interna della gamba, nella parte anteriore, e sulla fascia laterale. Ripetono. La spinta è sempre verso l'inguine.
scarico dei linfonodi inguinali. Nella parte laterale della gamba, dove normalmente la cellulite si deposita più frequentemente, si eseguono delle manovre cosiddette a passo di gatto, che vengono eseguite con la parte, diciamo, la base della mano, sempre rotatori, con la spinta verso i linfonodi inguinali. Carico. Successivamente vengono eseguite delle pressioni a braccialetto, praticamente dalla radice della gamba una pressione e una spinta verso l'alto. Di nuovo una pressione, una spinta verso l'alto, così per 5 volte. La stessa cosa viene fatta nella parte centrale della gamba. Pressione e spinta. Pressione e spinta, così al di sopra del ginocchio. Come vedete nel linfodrenaggio, secondo la metodica di Vodder, la spinta della manovra è sempre verso il cuore, ma le manovre partono dalla radice e scendono verso il basso, perché il principio è quello di svuotare prima la parte che è a monte, per dare poi la possibilità a tutti i liquidi provenienti dalla parte più bassa di poter defluire liberamente. Dopodiché si passa al trattamento del ginocchio con movimenti a mano piatta nella zona dove normalmente si forma più cellulite, che è la parte interna del ginocchio, sempre la spinta verso l'alto, piccoli semicerchi, compressione, spinta verso l'alto e rilassamento, quindi spinta e stacco. Spinta e stacco. A questo punto i linfonodi di riferimento per la zona che va dal ginocchio fino al piede sono quelli posteriori, cioè quelli del cavo popliteo. Quindi è necessario scaricare con le mani a piatto, una pressione che spinge verso l'alto, una pressione leggerissima, perché questa è una zona molto ma molto delicata che potrebbe, stimolandola, potrebbe dare dolore.
Quindi trattamento del ginocchio con una sola mano, mentre l'altra mantiene l'articolazione del ginocchio in sospensione. Il numero di manovre dipende dalla quantità e dalla localizzazione chiaramente del ristagno. Chiaro, se ci troviamo di fronte a un ginocchio particolarmente edematoso, queste manovre possono essere ripetute anche più volte. Scarico. E scarico del linfono di inguinali, che sono sempre quelli di riferimento. Poi si passa al trattamento della gamba, deve essere fatta a ginocchio flesso. Parte con una manovra a mani alternate sui muscoli posteriori della gamba. La prima mano spinge, l'altra segue, sempre con una pressione leggerissima. Non bisogna strofinare sulla pelle, non bisogna creare nessuno sfioramento. Carico degli infonodi posteriori al ginocchio. Passa l'altra manovra, sempre movimenti alternati, questa volta una mano tratta la parte posteriore della gamba e l'altra la parte anteriore. Sempre scarico degli infonodi posteriori. Scarico dell'infono inguinale. Sempre movimenti di spinta con i polpastrelli verso l'alto. Intorno ai malleoli. Scendere giù verso i malleoli e spinta verso l'alto. Trattamento del piede. Spinta sempre verso l'alto. Va bene.
adattamento del tendine d'Achille. Trattamento della zona dei metatarsi, zona spesso di accumulo, appunto con i polpastrelli che fanno dei semicerchi sempre spinta verso l'alto. Trattamento delle dita dei piedi, movimenti circolari, piccola trazione a livello articolare. Si spinge quando si viene su, si crea una leggera trazione nelle articolazioni. Il trattamento si conclude poi con la spremitura della pianta del piede, scarico dei linfonodi popliti e posteriori al ginocchio. Scarico di linfonodi inguinali. Si passa al trattamento della parte posteriore della gamba. Movimenti alternati sempre sulle due fasce, la fascia interna e la fascia esterna. Con spinta verso l'inguinale. Spinta e davanti, scarico dei linfonodi posteriori al ginocchio, trattamento della parte interna del ginocchio, come abbiamo fatto nell'altra posizione. Trattamento della gamba con movimenti alternati sui due fasci muscolari dei muscoli della gamba.
di nuovo scarico del cavo coprite. Spinta verso più profonda, ma sempre con spinta verso l'alto. Trattamento del tendine d'Achille. Sfioramento lungo finale. Ecco, qui finisce il trattamento. Chiaramente tutto questo viene riportato successivamente all'altro arto con la stessa successione. E diciamo questa tecnica è una tecnica che comunque rimane quella, diciamo, la migliore, quella più facilmente applicabile agli edemi, soprattutto gli edemi agli arti inferiori, determinati da alterazioni del microcircolo per interventi anche dopo chirurgia ortopedica. Insomma, tutto quello che determina un'alterazione del microcircolo può essere validamente accurato e risolto con il drenaggio di Volder. Grazie. Volevo ringraziare il Centro Paradisei di Cava di Reni per la cortese e gentile ospitalità che ci ha offerto. Bene, a presto, arrivederci per qualche altra novità.